Allora, per fare i 12 muffin ci servirà 200 g di speck o prosciutto cotto, 200 g di formaggio, io uso questo, però se volete potete usare anche i piselli, poi 200 grammi di farina 00, poi latte intero 100 ml, 3 uova, un ciuffo di prezzemolo, se ce l'avete fresco è meglio, 10 grammi di pizzaiolo, torte salate e piedine. Sale fino quanto basta, pepe nero quanto basta, olio di semi 100 ml. Questi sono gli ingredienti che servono per la ricetta dei muffin. Ovviamente, se volete, potete mettere qualcosa di diverso. Io ho messo lo speck perché uso lo speck. Ma potete mettere col prosciutto cotto che è strabuono o con i piselli, oppure il formaggio con il prosciutto cotto. Dipende come vi piace a voi, in poche parole. Iniziamo la preparazione. Per prima cosa tostiamo lo speck o il prosciutto cotto in padella con un po' di olio. Lo fate tostare. Quando è bello tostato, spegnete il fuoco, così almeno questo è già pronto. Lo tagliate a pezzettini così, sia piccoli che grandi, dipende, non so, fate voi. Tanto l'importante è che si sentono, per cui anche così va bene. In una ciotola mettiamo 3 uova e con una frusta mischiamo le uova e poi a filo il latte. Mischiamo bene le uova. Dopo aver mischiato bene le uova, aggiungete a filo il latte un po' alla volta. Scusate per i rumori, ma stanno lavorando fuori. Comunque, prendiamo il latte e a filo lo mettiamo un po' alla volta. Continuiamo così fino a quando il latte non è finito. Adesso lo saliamo. Non saranno tanto che c'è lo speck che è abbastanza Metto salato. un pizzichino, poco poco. E giriamo. Dopo aver fatto quello, Dettaglio fini fini. aggiungiamo la farina e il lievito dopo aver fatto mettere così. Allora, mettiamo il lievito con la farina insieme e lo mischiamo e poi lo mettiamo nell'impasto. Allora, un po' alla volta. Aggiungiamo un po' alla volta la farina e il lievito. Iniziamo a Ma devi mescolare. mettere.
dopo aver mischiato bene la farina e il lievito, aggiungiamo il prezzemolo, cioè deve diventare così, in poche parole, aggiungiamo il prezzemolo, sale, pepe, formaggio e speck. Allora, mischiamo tutto con il pepe, il formaggio, lo speck dentro, il prezzemolo. Ovviamente il formaggio e lo speck vanno tagliati a cubettini, perché mi sembra che non l'ho fatto vedere prima. È mischiato bene. E a filo mettiamo l'olio di semi, intanto che mischiamo, perché deve essere un po'. Allora, con due cucchiai o con la sac à poche, io sono più comoda con due cucchiai, praticamente lo mettiamo nella formina. Io uso questi con silicone, ma potete usare anche quelli di carta. Li riempite tutti, tipo così. Io metto un cucchiaio e mezzo perché c'è praticamente la metà, così meno, perché dopo lievita e sinceramente meglio metterne poco. E le riempiamo tutte. Li mettiamo in forno per 30 minuti a 180 gradi. Meglio un po' più basso. Ok. Adesso aspettiamo 30 minuti a 180 gradi, ovviamente statico. Ta-da! Risultato finale. Adesso li lasciamo raffreddare e poi si possono mangiare.